Tre minuti dopo le 14, nuovamente insieme, nuovamente in diretta e bentornati ad Hoc, denominazione di origine calabrese, la fascia quotidiana per tutto il mese di ottobre, da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15. Il canale è il numero 18 sul digitale terrestre in tutto il territorio regionale, ma siamo in diretta anche sullo streaming. Basta andare sul sito internet di Esperia, esperia.tv, e poi cliccare su live. Ma siamo anche su Facebook, quindi insomma cerchiamo di utilizzare il massimo della strumentazione che in questo momento la tecnologia ci mette appunto a disposizione. Oggi dunque è 8 di ottobre ed è la giornata mondiale della vista, però diciamola tutta, spesso e volentieri noi cosiddetti normodotati spesso e volentieri sottolineiamo tutta una serie di rischi. Allora, oggi noi di questo vogliamo parlare, giornata mondiale della vista, fra l'altro sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, ed è, rappresenta diciamo, ecco, un evento che è dedicato alla salute del senso che indubitabilmente il più importante dell'uomo. Un'iniziativa promossa dalla IAPB e fra poco sentiremo che cos'è questa Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, e ovviamente noi nel nostro piccolo vogliamo oggi in questa mezz'ora attirare un po' l'attenzione sulla centralità della vista nella salute della persona, quindi l'uso quotidiano degli occhi, della vista più che degli occhi, ecco, nella salute della persona. Però vogliamo farlo con chi sicuramente ne sa più di noi, che si spende ogni giorno da tempo immemore, è una cara amica, fra l'altro l'abbiamo avuta anche nel 2012 quando iniziammo le nostre trasmissioni in Calabria, quindi è un onore prima di tutto, ma anche un grande piacere rivedere in collegamento via Skype Luciana Loprete, eccola qui. Ciao Luciana! Vai, super. Buon pomeriggio, ben trovato a tutti, buonasera ai nostri telespettatori. Grazie, grazie, grazie di cuore Luciana, come stai intanto? Beh, oggi bene, perché posso dare un messaggio importante che spesso diamo per scontato, quindi quando si tratta di dare suggerimenti e consigli utili per la nostra salute, in questo caso per un senso molto prezioso che è il dono della vista, mi sento molto meglio. Grazie per avermi invitata piuttosto, allora, Salvatore. No, grazie a te ovviamente per essere sempre disponibile nei nostri riguardi, nei nostri confronti. Oggi ovviamente affrontiamo una tematica delicata insieme a Luciana. Peraltro, se volete dialogare con Luciana Loprete potete farlo. Vedete, c'è un numero di telefono a vostra disposizione per intervenire in diretta, 0962 93 12 96. Potete mandare anche dei messaggi WhatsApp o anche SMS, ma è meglio WhatsApp, insomma, ecco, così non spendete denari. 324-699-60-67. Luciana, intanto, che cos'è la IAPB? Bene, la IAPB è l'agenzia italiana che è nata qui nel 1977 per iniziativa della Società Oftalmologica Italiana, la SOI, e dell'Unione Italiana Ciechi, che fortemente ha voluto costituire, diciamo, per la tutela e la prevenzione della vista e la salute della vista dei nostri occhi. È stata quindi riconosciuta ufficialmente dallo Stato con la legge 284 del 28 agosto del 1997. L'esistenza dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia ONLUS, trova principalmente legittimazione nel fatto che, da un lato, la minorazione visiva, la minorazione della vista è un problema diffuso in tutto il mondo, e dall'altro la cultura della prevenzione, che spesso ancora è inadeguata. Luciana, io leggo numeri incredibili, ovviamente insomma non parliamo evidentemente di non vedenti, ma chi ha problemi con la vista al mondo è pari a 2,2 miliardi di persone, un numero enorme. Sì, tra cui poi ci sono, diciamo, le categorie degli ipovedenti, che è un'incisione molto alta, e poi i ciechi nel mondo. Ma la cosa importante che vogliamo portare a conoscenza la nostra popolazione, i nostri telespettatori, è che secondo i dati diffusi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa l'80%
delle malattie oculari e della cecità si possono ridurre o curare. Quindi per quello ci riporta tanto a fare prevenzione. Prevenzione tutto l'anno, e oggi che è proclamata proprio la giornata della protezione della vista, noi siamo ancora più in campo attraverso tante iniziative sia in tutta la Calabria, ma io parlo di quello che c'è su Catanzaro perché ne sono protagonista e quindi impegnata comunque attraverso il nostro gabinetto oculistico. Siamo aperti al pubblico e doniamo le visite oculistiche, ma in tutte le province, perché questa agenzia ha preso piede poi in tutta Italia, quindi è partita da Roma nel 77, nel 97 è nata anche in Calabria, e con orgoglio posso dire che se da una parte riabilitiamo gli ipovedenti e curiamo le patologie invalidanti, d'altra parte facciamo tanta prevenzione per dare la possibilità alle persone che credono di stare bene di esserne sicuri e certi con una diagnosi precoce. Luciana, mi spieghi, tu ovviamente hai un osservatorio importante e privilegiato, ma perché secondo te, tra virgolette, noi cosiddetti normodotati sottovalutiamo tutti i rischi della vista? Forse perché non ci sono sintomi, anche in questo caso è il caso di dire, spesso e volentieri ci sono delle patologie asintomatiche che riguardano la vista? Sì, è proprio quello il problema. Ecco perché anche quando una persona crede di stare bene non mi può rispondere no, ma io ci vedo, io sto bene. Anzi, deve proprio in quel momento dire accetto, controllo, mi vado a fare uno screening, ho 5 minuti di tempo, lo dedico ad assicurarmi di stare bene. Quindi voglio dire, proprio perché molte patologie sono silenti, sono proprio vengono chiamati ladri della vista, perché non portano sintomi se non quando poi la patologia porta alla cecità, e in quel caso diventa incurabile. Un esempio che possiamo fare è il glaucoma, ma anche il diabete, ma anche altre patologie che poi diciamo possiamo anche approfondire. Noi in queste giornate distribuiamo degli opuscoletti fatti apposta in un linguaggio non molto tecnico, certo, e medico, certo, ma un linguaggio che è adattabile al mondo sociale, dove chiunque può percepire e capire proprio i consigli utili e l'importanza della prevenzione. Noi siamo reduci pure dalla terza edizione della Prevenzione non va in vacanza, dove anche l'estate c'è l'incidenza di cadere nelle malattie oculari e poi di cadere addirittura nell'essere invalidante. E allora oggi che è la giornata dove noi proclamiamo veramente la bellezza di vedere i colori, la luce, di poter essere autonomi, perché poi l'autonomia te la dà anche la vista, e noi che combattiamo tutti i giorni per rendere i ciechi autonomi, gli ipovedenti, persone normali che non devono vergognarsi del loro stato, e li riabilitiamo proprio alle persone che stanno bene. Per sconfiggere proprio quella che è la cecità, noi celebriamo questa giornata e diciamo loro: venite a farvi uno screening, non costa nulla, da noi è tutto gratuito, dovete soltanto venire a prendere un caffè e fermarvi 10 minuti e farvi controllare i vostri occhietti, perché, ripeto, le malattie invalidanti spesso sono silenti e quindi quando ce ne accorgiamo è troppo tardi. È troppo tardi. Sì. Senti Luciana, diamolo un messaggio ai telespettatori e alle telespettatrici che magari sono interessati a seguire queste tue riflessioni. Fra l'altro alle 2:30, se capisco bene, la IAPB Italia andrà in diretta su Facebook, quindi quando noi finiremo questo collegamento con te possiamo dire tranquillamente, senza problemi, possiamo anche spostare tutti i telespettatori di Esperia su Facebook, e poi Antonio magari se facciamo vedere il canale in che maniera si può, perché appunto la IAPB proprio oggi che è la giornata mondiale ha organizzato una serie di eventi e di manifestazioni che possono essere seguiti, ascoltati, visti anche su Facebook. È così, Luciana? Assolutamente sì, anche perché noi sono già un paio di giorni che distribuiamo opuscoletti, andiamo nelle piazze, con le dovute distanze anti-Covid, perché certo, purtroppo ci dobbiamo salvaguardare tutto ciò che è la salute, la prevenzione adesso è ancora più importante.
rispettando quelle che sono le misure anti-Covid, quindi con le mascherine, non vediamo i nostri sorrisi, ma li ascoltiamo, cerchiamo di percepirli facendo le nostre buone azioni quotidiane. Quindi ci sarà da noi, presso il nostro gabinetto c'è la dottoressa medico oculista specialista che farà le visite. E parleremo di prevenzione, e distribuiremo opuscoletti, perché ognuno di noi deve formarsi informandosi, quindi attraverso gli opuscoletti può capirne di più. Può capirne di più. Senti Luciana, quando parli di questo gabinetto, intanto possiamo dire ai telespettatori, magari quelli che ci stanno seguendo in questo momento da Catanzaro e provincia, dov'è questo gabinetto di cui parli? Allora, Catanzaro si trova in via Gattoleo, in località Piterà, è proprio nella sede dell'UIC di Catanzaro, e poi invece su Crotone, presso la sezione di Crotone, e invece poi su Reggio Calabria, su Vibo Valentia, su Cosenza. Come vedete, ci siamo ramificati bene in tutte le province per stare più vicino. Certo, siete su tutto il territorio. Senti, ma se io dovessi venire a Catanzaro o andare a Crotone, finito il programma, cioè potrei fare una visita, diciamolo ai telespettatori anche questo, cioè potrei incrociare uno specialista in oculistica naturalmente, quindi ottenere anche una visita, è esatto Luciana? Assolutamente sì, l'unica cortesia è quella di prenotare, perché dobbiamo mantenere il distanziamento sociale, quindi è preferibile prenotare per non incappare poi in sanzioni che poi ci costerebbero l'occhio della testa, quindi anche in questo dobbiamo essere previdenti. E troverete presso tutte le sezioni un gabinetto oculistico, le sezioni dell'Unione Italiana Ciechi, in ogni sezione c'è il comitato IAPB dove noi ci premuriamo, io come responsabile regionale in questi anni abbiamo veramente fatto tanto, e quindi vi invitiamo tutti veramente a fare, una screening anche quando meno pensiamo di averne bisogno, soprattutto quando pensiamo di non averne bisogno, perché come dicevamo prima alcune patologie sono silenti e poi portano all'invalidità, ad essere invalidi. E io vi ribadisco che è troppo bello poter vedere, è troppo bello essere autonomi, perché per quanto i corsi di mobilità, orientamento e autonomia personale noi come Unione Ciechi facciamo e riabilitiamo, però non auguriamo a nessuno di cadere nella cecità, anzi cerchiamo di sconfiggerla con le nostre azioni. E con la prevenzione, no, dico che con la prevenzione si può fare davvero tantissimo, fra l'altro lo diciamo, è fondamentale, cioè, oggi è la giornata mondiale della vista e quindi ce ne stiamo occupando anche noi, ma bisogna assolutamente evitare di sottovalutare i rischi anche domani e poi dopodomani e poi dopodomani l'altro, perché tutto l'anno bisogna viverla in questa maniera. Tu Luciana suggerivi fra l'altro anche e indicavi un po', ci informavi sulla rete della IAPB e anche dell'Unione Italiana Ciechi. Noi oggi siamo andati a trovare un tuo caro amico, insomma che è il presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Crotone. Sentiamo questo pezzettino di intervista che il nostro Massimo Carlozzo ha realizzato con il presidente Scicchitano e poi torniamo ancora insieme. Anche quest'anno la delegazione di Crotone in qualche modo si è data da fare. Sì, buongiorno. Intanto la giornata mondiale della vista ricorre è la seconda settimana secondo giovedì del mese di ogni anno, nel mese di ottobre, viene ovviamente celebrata in tutto il mondo. In Italia l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, siccome è parte integrante della sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, e allora organizza e gestisce con i comitati provinciali alcune attività, in particolare visite gratuite di prevenzione nel nostro gabinetto oculistico che abbiamo allestito anche in sezione. Questa è una novità, perché in precedenza noi le attività le abbiamo realizzate di prevenzione, le abbiamo realizzate e continueremo ugualmente a realizzarle sul territorio, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, eccetera, con un oculista, in genere il dottore Crugliano, quasi sempre, perché è lui il nostro oculista di riferimento, che lo fa sotto forma di volontariato chiaramente. E quindi noi, accanto a quell'attività nelle scuole, nei posti di lavoro, nelle piazze, come abbiamo sempre fatto ormai da 20 anni a questa parte,
Da quest'anno abbiamo allestito un gabinetto oculistico che in pratica ci consente, qualora riuscissimo con il l'ASL a realizzare un protocollo d'intesa, a prevenire questo fenomeno che è gravissimo, anche per fare in modo di accorciare un po' le liste d'attesa che ci sono nell'ospedale per quanto riguarda le visite oculistiche. L'Unione Ciechi tiene moltissimo a questo perché è un fatto statutario. Noi come statuto ci interessiamo della prevenzione, della cecità e non solo di seguire e risolvere le problematiche che da questo fenomeno negativo purtroppo derivano. Quindi riabilitazione, formazione, istruzione, inserimento nel mondo del lavoro, formazione eccetera. Noi ci interessiamo a che altri non si aggiungano alla già grossa schiera dei ciechi nel nostro paese. Era Francesco Scicchitano, Luciana, che apre anche un'altra finestra di cui vorrei parlare anche con te, perché voi andate anche nelle scuole ed è fondamentale andare subito appunto ad incrociare eventualmente un inizio di patologia nei giovani discenti. Allora, sì, noi oltre alla giornata mondiale della vista, durante l'arco dell'anno siamo impegnati tutto l'anno con la prevenzione. E partiamo diciamo dai più piccoli con Salva la Vista, Occhi ai Bambini, distribuendo anche ai bambini, chiedendo il permesso alle scuole di poter entrare. E in questo anch'io vorrei fare un appello alle ASP per fare un protocollo e lasciare a noi la prevenzione e loro la cura, in modo che si dimezzano veramente i tempi lunghi, i tempi d'attesa, perché noi quello che facciamo lo facciamo con amore, con l'amore per la vista che non abbiamo mai avuto. E quindi voglio dire, il peso della coscienza ci porta, cominciando dai più piccoli, dall'età di 3 anni fino agli 11 anni, con dei progetti specifici per bambini, con l'unità mobile oftalmica, oppure invitando le scuole adeguatamente organizzate a venire presso il nostro laboratorio e fare questi screening, perché anche i bambini non sanno di non vedere o vedere male, quindi la responsabilità ce l'hanno le famiglie, che è la prima agenzia educativa, poi la scuola e poi la società. Quindi l'agenzia non preclude e non perde di vista neanche una possibilità per loro, perché il bambino, l'occhio del bambino sappiamo cresce insieme al corpo del bambino, quindi se un bambino è abituato a vedere male non saprà mai qual è il suo difetto visivo, se non c'è qualcuno, un oculista, uno specialista che attraverso uno sguardo, una diagnosi precoce in età evolutiva capisce diciamo l'anomalia e poi si definisce con la cura. Quindi è fondamentale. Poi abbiamo la settimana del glaucoma, dove ci dedichiamo veramente sempre attraverso l'opera meritoria delle strutture sanitarie o i medici professionisti che donano il loro tempo privato presso di noi. Dedichiamo questa settimana proprio a sconfiggere questo ladro della vista, uno dei più terribili, perché se preso in tempo si può diciamo domare, curare e tenere sotto osservazione, quindi portare il più tardi possibile o proprio non arrivare proprio alla cecità. Poi c'è l'estate non va in vacanza, come dicevo prima, che anche durante il percorso estivo il troppo sole, i raggi ultravioletti, la sabbia, portare le lentine a contatto nell'acqua del mare, fare il bagno con le lentine, cioè tutti i consigli che possono devastare l'occhio, e l'occhio è troppo importante, non bisogna sottovalutare e dare tutto per scontato. Magari pure il semplice strofinarsi le mani agli occhi, magari le mani sono sporche e già nello strofinare rovinano quello che è la cornea, il vitro, cioè, insomma si può danneggiare l'occhio con qualsiasi disattenzione, facendo le azioni senza pensare, dando senza tutto pensare, per scontato, che a noi non possa succedere nulla. Esatto. Poi c'è in ottobre la giornata mondiale della vista, a settembre le visite presso le scuole e poi c'è ancora per i più grandi, per gli anziani, la retinopatia diabetica o la macula senile, ecco, quindi anche lì c'è da curare facendo tanta riabilitazione visiva e molte volte non si ha conoscenza di questo, che educando l'occhio con anche quella percezione visiva riesce ad aiutare le azioni quotidiane di un anziano o di un ipovedente. E anche per esempio gli anziani quando in età adulta accusano la cecità, molte volte non sanno che è solo colpa dell'invecchiamento del
della cornea, del cristallino, quindi operando una semplice cataratta, che ormai oggi l'evoluzione c'è stata, insomma in un'ora e mezza può tornare già a livello ambulatoriale, si operano di cataratta, quindi voglio dire tornano già a casa e possono tornare a guardare, quindi rischiano di non cadere, rischiano di vivere, sono felici di vivere una vita normale, ecco, quindi, perché la cecità, la ipovedenza grave purtroppo portano tanti rischi e incidenti anche nelle abitazioni, nella quotidianità da questo punto di vista. Senti Luciana, allora io ovviamente non so come ringraziare, intanto ne approfitto, ti invito a venire qui in studio quanto prima, così magari approfondiremo e avremo sicuramente molto più tempo, più spazio da dedicare ovviamente alla prevenzione delle patologie, ma anche a discutere di tutti gli eventi, perché tu hai costruito davvero, hai fatto un prospetto meraviglioso, insomma, ecco, un'attenzione da parte della APB Calabria e delle unità, delle unioni italiane ciechi di tutte e cinque le province, che sono molto vicine agli anziani e ai discenti, insomma c'è uno spettro vastissimo. Però intanto per oggi diamo questo appuntamento, fra l'altro c'è un caro collega molto importante, persona famosissima, Tiberio Timperi, che oggi guiderà appunto questa vera e propria maratona su Facebook, questa diretta internazionale voluta dalla IAPB in occasione della giornata mondiale della vista. E giocherete un ruolo anche voi, Luciana. Sì. Io volevo ringraziare i nostri professionisti, dalla dottoressa Angela Turtoro, che è il nostro angelo custode, Carmine Catalano, il dottore Focarello, sono tutti medici che lavorano comunque all'azienda ospedaliera, la dottoressa Carnovale di Germaneto, del Policlinico, il professore Scorcia, perché quando si tratta di prevenzione è a loro che dobbiamo ringraziare, perché noi ce la mettiamo tutta, noi siamo le braccia ma loro sono la parte, diciamo, professionale, senza di loro potremmo fare solo informazione, invece noi partiamo dalla prima, dall'informazione, la divulgazione e poi anche allo screening e poi ancora anche alle cure, quindi grazie a voi per averci ospitata. E grazie ai telespettatori che ci hanno ascoltato. Grazie a te soprattutto per la giovialità e la loquacità e la socievolezza con la quale affronti problemi serissimi, dando una mano davvero a chi ha bisogno. Grazie Luciana, grazie di cuore. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, a presto, un bacio a Luciana Loprete, che è responsabile regionale della IAPB, che è appunto questa agenzia internazionale, allora vorrei darla, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Ci fermiamo, ma restiamo ancora, diciamo, con l'altra metà del cielo, anche se cambiamo decisamente argomento, dopo la pubblicità. 14.32 ancora insieme a Denominazione di Origine Calabrese, in diretta dalle 14 alle 15 siamo occupati della giornata mondiale, di celebrare anche noi, tra virgolette, di informare, comunicare, di divulgare questa giornata importante, fra l'altro sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, la giornata mondiale della vista, appunto, con tutta una serie di sottovalutazioni di cui dobbiamo tener conto, quindi era un invito quello di sensibilizzarci un po' di più anche da questo punto di vista, perché purtroppo molte patologie oculari sono asintomatiche, quindi ce ne rendiamo conto magari quando magari è un po' troppo tardi, ma adesso è troppo tardi, però adesso, come vedete anche dal titolo, cambiamo decisamente argomento. Dicevo poc'anzi, restiamo comunque con l'altra metà del cielo, però torniamo a parlare delle amministrative che si sono appena consumate domenica e lunedì scorsi, e sappiamo ovviamente già dei 6 sindaci calabresi eletti al ballottaggio, e sappiamo anche in generale, insomma, che il centrodestra non ha avuto grandi riscontri, se non fosse per la vittoria a San Giovanni in Fiore, per la vittoria a Taurianova di un sindaco leghista, per la vittoria anche di Scirò Marina. Sapete che qui a Crotone di fatto, insomma, abbiamo detto, non esiste più il centrodestra, non esiste più il centrosinistra, perché il civico Vincenzo Voce di fatto ha travolto un po' tutto e tutti. Però c'è una novità, non possiamo far finta di non vedere oggettivamente che c'è anche una prima volta della Lega a Crotone, e fra l'altro è proprio donna, perché la Lega Salvini Premier, che si è presentata a queste elezioni con una propria lista, col proprio simbolo ufficiale, ha eletto un consigliere comunale che noi oggi vi presentiamo. È Marisa Luana Cavallo, consigliere comunale della Lega. Marisa, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio Salvatore, grazie a te. Allora, la prima volta dicevamo della Lega a Crotone, la prima volta anche per te, è sicuramente una grande responsabilità, ma diciamola pure fino in fondo, è anche un'opportunità. Sì, è una grande responsabilità, ma non sono da sola, ho un partito alle mie spalle che anche in questo caso mi sosterrà. L'opportunità chiaramente è quella di dimostrare che la Lega ha a cuore i territori e a Crotone lo farà attraverso una crotonese. Che non è cosa di poco conto. Senti, chi ha pensato di darti questa, diciamo, questa chance, no? Delicata, abbiamo detto importante, sicuramente anche delicata. Cioè, c'è stato qualcuno che ha creduto in te? Certo, l'uomo è il politico che ha fondato la Lega a Crotone, il nostro coordinatore provinciale, l'avvocato Giancarlo Cerrelli, insieme ovviamente a tutte quelle persone che da 3 anni seguono il progetto di Matteo Salvini su Crotone. Marisa, comunque non si può dire, però diciamola tutta fino in fondo, ovviamente tu immagino festeggerai, sentirai sulle tue spalle una responsabilità non indifferente, però bisogna dire che la Lega non ha avuto un buon riscontro qui a Crotone, credo siate sotto il 4%, ma in generale, diciamo, ecco, a parte Taurianova, in Calabria non è andata bene. Secondo te che cosa è successo? La Lega è la prima volta che si presenta alle amministrative di Crotone, da sempre, come sappiamo, considerata la Stalingrado del Sud. È vero, Salvatore, si può sempre fare meglio, ma bisogna fare i conti con quella che è la realtà. E il nostro è un territorio ancora rosso, perciò il seggio della Lega per noi è un risultato più che buono. La Calabria ha ancora bisogno di tempo e di tanto lavoro per sposare totalmente la Lega. Per adesso ho ottenuto, oltre al seggio su Crotone, un sindaco leghista, come dicevi tu, a Taurianova, Roy Biasi. Senti, magari allontanati un poco, così ti vediamo anche in tutta la tua, in tutta la tua beltà, volevo aggiungere. Eccola qua, forse è ancora meglio. Così mi vedete? Adesso ti vediamo meglio. Senti, ovviamente okay. Parli di radicamento sul territorio e quindi ci vuole sicuramente un po' di tempo, bisogna investire, e bisogna chiaramente anche investire e selezionare poi su una classe dirigente locale. Forse questo è il vero limite in questo momento della Lega in generale nel sud, nel mezzogiorno, ma forse in particolare qui in Calabria. Ma in Calabria avete imbarcato forse qualche volto, diciamo, un po' consunto, Marisa Luana? Il nostro segretario regionale della Lega Calabria, l'onorevole Cristian Invernizzi, è riuscito ad eleggere 4 consiglieri regionali. Ora ovviamente sta a loro lavorare sul territorio e convincere la gente, attraverso chiaramente risposte politiche, che la Lega in Calabria guarda gli interessi dei calabresi. A Crotone, come ho già detto, abbiamo ottenuto un seggio che è sicuramente fatto, sicuramente frutto di un lavoro costante sul territorio. Oggi si partirà proprio da quel seggio. Insieme all'avvocato Giancarlo Cerrelli ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre e solo per il bene della città. Senti, ti posso chiedere, visto che parliamo di Crotone adesso, ti posso chiedere di questa vittoria travolgente, no? di Vincenzo, sai perché te lo chiedo? Perché, diciamo, molti pensavano che Voce avesse asfaltato il centro-sinistra, poi però si è arrivati al secondo turno e ha praticamente cancellato anche il centro-destra, no? Crotone ha scelto il suo sindaco, bisogna sempre rispettare la volontà dell'elettore, ora sarà il tempo a dirci se la scelta è stata quella giusta. Immagino che per te non sia la scelta giusta, o quantomeno la scelta migliore. Ti posso chiedere un pensiero sul vostro candidato a sindaco, cioè su Antonio Manica? Noi abbiamo sostenuto Antonio Manica. Crotone non ha probabilmente apprezzato la presenza nel centrodestra di persone che provenivano da sinistra. Ora il lavoro che bisogna fare è quello di ricostruire un vero centrodestra con una propria identità ideale e politica.
Senti, a proposito di questo, Marisa Luana Cavallo, noi abbiamo diciamo, celebrato qui a Crotone durante tutta la campagna elettorale questo centrodestra molto largo con la presenza di 10 liste. La mia ovviamente è un'opinione, ma vorrei che tu facessi questa riflessione. Forse il popolo crotonese, o quantomeno il popolo di centrodestra, che pure insiste in questo territorio, voleva un centrodestra un po' più... come dire, non dico tradizionale, ma un centrodestra che fosse la sintesi, diciamo, delle principali formazioni politiche. Mi riferisco alla Lega, ma anche a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, magari anche l'UDC, perché no? Magari la lista del sindaco. Forse, insomma, questa grande coalizione, che, diciamola tutta, ha imbarcato anche pezzi che non erano proprio di centrodestra, forse questo paradossalmente non vi ha molto aiutati. Non so cosa ne pensi. Io toglierei il forse, direi sì, è andata proprio in questo modo. Come ti dicevo prima, Crotone insomma ha risposto votando voce, anche perché, ti ripeto, nel centrodestra non è stata gradita appunto la presenza di persone che hanno navigato nel centrosinistra. Marisa Luana Cavallo, sarai in consiglio comunale, evidentemente tu lavorerai per radicare il tuo partito, ma immagino che comincerai anche ad avere una proiezione un po' più larga, cioè c'è necessità comunque accanto alla Lega di crearlo questo centrodestra, di farlo ripartire quantomeno. Assolutamente, quello che si farà ovviamente è un'opposizione costruttiva. Rimarrò e rimarremo tra la gente per portare in comune quelli che sono i bisogni della città. Credo ci sia qualcuno al telefono. Pronto, è così? Pronto? Pronto, però io volevo intervenire per un'altra cosa. E allora, signora, lei ha una voce meravigliosa e gentilissima. Noi adesso recuperiamo il suo numero di telefono e magari la richiameremo, perché ben volentieri ovviamente poi dialogheremo di tutto. Perché la ringrazio. Il programma è fatto evidentemente per voi, essenzialmente per i nostri telespettatori. Marisa Luana, guarda, ti porto adesso, virtualmente naturalmente, ti porto a Taurianova, ti faccio sentire cosa ha detto il tuo capitano. A proposito, tu sei andata a festeggiare a Taurianova? No, non sono andata, c'ero ovviamente con il cuore, ero qui in campagna elettorale ad attendere appunto quelli che erano i risultati, però ti ripeto, con il cuore ero là. E allora sentiamolo, il capitano Matteo Salvini sul palco con accanto appunto il neo sindaco di Taurianova, il leghista Roy Biasi. Grazie, grazie. Io vi devo dire grazie perché è un'emozione, io ho visto i risultati ieri e non voglio alzare la voce, perché in democrazia i cittadini hanno sempre ragione. Se i cittadini hanno scelto Roy, i fischietti tirateli fuori fra 5 anni e andate a casa. Eppure usateli nel campo di calcetto. Io ringrazio anche per essere qua anche Nino Minicucci, che ha combattuto come un leone a Reggio Calabria. A volte si vince, a volte si perde. Quando si perde si riconosce la sconfitta e si lavora per costruire la prossima sconfitta. Quando si vince c'è un'enorme responsabilità, qua un'enorme soddisfazione. Io ho cambiato totalmente la mia agenda oggi, dovevo essere a Roma stamattina, ero con l'associazione degli industriali di Cremona, ho disdetto gli aerei perché questo può essere un punto di rinascita per tutta quella splendida terra che è la Calabria. Sei d'accordo, Marisa Luana Cavallo? Si riparte da Taurianova, si può immaginare davvero un percorso vincente da qui al medio-lungo periodo anche in Calabria per la Lega e per il centrodestra? Assolutamente sì, Salvatore. La Lega in Calabria non ha mai governato,
adesso è il nostro momento. Abbiamo un sindaco leghista appunto a Tarianova, abbiamo il seggio della Lega a Crotone, dimostreremo alla città di Crotone che siamo persone serie, che ci teniamo alla nostra gente, che ci teniamo alla nostra città, e lo faremo ovviamente con azioni politiche concrete sul territorio. Che cosa farai appena entri in consiglio comunale? La prima cosa che dirai, che farai, su che cosa punterà la tua attività politica in loco? Il bene comune, Salvatore. Ho iniziato per questo nella Lega, da 3 anni, e il nostro obiettivo è il bene comune, quindi abbiamo combattuto e combatteremo per questo. Sia dalla maggioranza che dall'opposizione, insomma, l'importante è continuare a sostenere le proprie idee. Assolutamente. In bocca al lupo e buon lavoro ovviamente. Grazie. Marisa Luana Cavallo è il neoconsigliere comunale e quindi la prima volta della Lega anche nella città di Crotone, seppure appunto dall'opposizione, visto quello che è appunto successo domenica e lunedì scorsi. Non so se abbiamo quella gentile signora con noi adesso al telefono, oppure se abbiamo la possibilità di raggiungerla appunto telefonicamente, perché in questa ultima parte del nostro programma potremmo anche evidentemente allargare il nostro ragionamento ad altri argomenti, ma ci sembrava doveroso intanto oggi parlare appunto della giornata mondiale della vista e poi presentarvi appunto una novità, perché non v'è dubbio, insomma, ecco, che è già una novità avere un consigliere comunale per la Lega, ma lo è ancora di più se immaginiamo appunto che la prima volta è donna e quindi con Marisa Luana Cavallo, che è riuscita a sopravanzare anche in maniera evidente fra l'altro tutti gli altri candidati, che pure comunque si sono spesi e che continueranno a spendersi su questo territorio per fare sì che anche a Crotone ci sia una Lega forte e radicata. Abbiamo la signora al telefono? No, è probabile che non ci sia più la signora, abbiamo perso questo nostro appuntamento telefonico. Se volete chiamate, abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme, 0962 93 12 96, potete scrivere, e lo state facendo per la verità, al 324 699 60 67, mi scrive Francesco Creazzo, buon pomeriggio anche a te Francesco, sulla questione tirocinanti, siamo ripartiti con la battaglia per la contrattualizzazione, è mio e nostro desiderio riprenderla anche con te, e sicuramente noi avremo modo di parlare anche di questo nelle prossime puntate, prossime settimane, e quindi accolgo assolutamente questo tuo invito richiesta. Forse abbiamo la signora, pronto? Pronto, sono di nuovo la signora Maria Teresa. Maria Teresa, da Mesoraca. Da Mesoraca, buon pomeriggio Maria Teresa. Anche a lei. Grazie. Prima di tutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, il problema è, io parlo a nome di tanti ragazzi che studiano fuori sede come mia figlia a Bologna, all'università. Hanno fatto quella domanda che davano un sostegno, non lo so, sì, a tutti gli studenti fuori sede. Sì, c'era un però bonus. Però ad oggi non si sa niente. Quindi non hanno ottenuto e ricevuto, diciamo, mi pare fossero 500 euro. Sono sull'elenco dal mese di luglio, però ad oggi, siamo ad ottobre, non sanno niente, non sanno a chi rivolgersi, chiamano alla Regione Calabria e non hanno risposta. Io volevo sapere qualcosa. Maria Teresa, io ti ringrazio molto per questa telefonata, perché ovviamente ci prodigheremo anche noi, cercheremo di... Intanto dimmi una cosa, tua figlia fa parte comunque di un elenco che in un modo o nell'altro è stato ufficializzato, nel senso... Sì, ecco. Sì, dal mese di luglio, dal 29 di luglio. Quindi il 29 di luglio hanno detto che tua figlia, tanti altri, effettivamente ottenevano questo... C'è una appunto, graduatoria. Sì. E sono sull'elenco, però ad oggi non hanno ricevuto niente. Ho capito. Quindi, guarda, Maria Teresa, faremo in modo ovviamente di capire come stanno effettivamente le cose, che cosa è successo dal 29 luglio
chiaramente oggi siamo all'8 di ottobre. Ma io insomma, parlo per mia figlia, ma a nome di certo, tanti ragazzi. Assolutamente, certo, ma è per questo che io ti ringrazio, perché tu adesso ci hai riportato una difficoltà che chiaramente non riguarda solo te, ma immaginiamo centinaia di studenti fuori sede. Anzi, a questo punto pregherei, se ci fosse qualche genitore o anche studente fuori sede, di chiamare in diretta, di farci sapere effettivamente se magari c'è qualcuno che ha ottenuto questo famoso bonus una tantum, che era ed è sicuramente una bellissima idea che ha avuto appunto la giunta regionale. Però è evidente che poi dalle parole bisogna passare ai fatti con un po' di sollecitudine, perché insomma non si campa d'aria da questo punto di vista. A che anno è tua figlia Maria Teresa? Al 4º anno. Cosa studia? Lettere moderne. Ma non è che poi se ne resta lì, no? Trova marito a Bologna. Mi sa di sì. No, ma c'è anche il fidanzato là. Ho capito, anche lui di Mesoraca. Sì, sì. Ho capito, quindi c'è qualche possibilità magari che possano rientrare. No, sembra una battuta la mia Maria Teresa, ma spesso e volentieri noi, come dire, alleviamo generazioni di studenti prima, di professionisti poi, e li perdiamo a beneficio di altri mercati del lavoro, mercati dell'economia e dell'occupazione. Ecco perché insomma ti chiedevo questo. Va bene Maria Teresa, spero di poterti dare informazioni già nella giornata di domani. Noi domani saremo sempre qui dalle 2 alle 3 di pomeriggio, poi ci rivedremo immagino lunedì prossimo, e spero quindi di poter avere qualche notizia, qualche informazione. Ben volentieri insomma la gireremo, magari se riusciremo a reperirla nei prossimi minuti. Abbiamo credo il tuo numero di telefono in regia, e quindi poi ti chiameremo privatamente. Per intanto grazie ovviamente per aver partecipato. Grazie, complimenti di nuovo per grazie, molto gentile, molto gentile. Siamo qua per questo, per parlare di ovviamente anche di cose belle, di prospettive, per divulgare per esempio giornate come quella odierna, mondiale sulla vista, abbiamo detto, per farvi vedere e farvi conoscere anche nuovi esponenti giovani, esponenti politici, novità come appunto quella di Marisa Luana Cavallo qui a Crotone, e poi naturalmente raccogliamo anche le doglianze dei nostri telespettatori e delle nostre telespettatrici, che magari appunto sollevano problematiche che noi potremmo evidentemente, come dire, divulgare, amplificare, nel tentativo di trovare anche qualche risposta e qualche soluzione. Insomma, ciascuno deve fare la propria parte, ecco, da questo punto di vista ogni tanto ci si riesce. Va bene, per oggi credo che abbiamo finito. Se non ci sono altri messaggi, altre telefonate, altre situazioni, potrei semplicemente aggiungere che fra poco ci sarà credo un film, per cui vi chiedo di rimanere ancora con noi in diretta, perché c'è un bel film, e poi tutto il resto della programmazione. Doc, come sapete, è un programma che va in onda, già andato in onda per la verità prima delle vacanze estive, va in onda per tutto il mese di ottobre, però poi questo ve lo voglio anticipare, non posso dirvi tante cose, però vi posso dire che da fine ottobre, inizi novembre, Doc sarà, diciamo, tra virgolette, sostituito da una cosa che è ancora più bella, più importante, più grande, dove affronteremo comunque tantissime tematiche che sono convinto solleticheranno anche la vostra curiosità, e ci sarà sicuramente un forte feedback anche con voi, perché avremo ovviamente anche sempre il telefono a vostra disposizione, un numero di WhatsApp e tutto quello che significa stare insieme, dialogare. Ecco, stare insieme, dialogare, sollevare questioni, problemi, ma anche parlare ogni tanto di belle prospettive, perché questo è un territorio fantastico, meraviglioso, pieno di problemi, per carità, però insomma ogni tanto non è male parlare di quelle poche cose che però funzionano. Allora, grazie a tutti, adesso c'è la cintura, non so che cintura è, cintura di karate, non lo so perché non riesco a leggere l'intero... Di castità. La cintura di castità? Sì. Allora è una cosa seria questa, Carmine, perché insomma la cintura di castità. Ma possiamo mandarlo a quest'ora, un film che si intitola La cintura? Sì. Ah, perché c'è Monica Vitti. Allora ho capito. Allora è un bel film che vi consiglio di seguire dopo la sigla, dopo la pubblicità. Ci vediamo domani alle 2, puntuali, sul 18.